Oggi all'interno dello Yacht Club di MSC Grandiosa, Domenico Zaffarano incontra Leonardo Massa, Country Manager di MSC Italia. Bene, ci troviamo nel splendido scenario dello Yacht Club di MSC Grandiosa, in compagnia di Leonardo Massa, Country Manager di MSC Italia. Leonardo, intanto ti ringrazio per il tempo che so per te in questo momento è molto prezioso, che ci stai dedicando. Ringrazio te e ringrazio coloro che ci ascoltano. La prima a freddo, perché MSC ha voluto così fortemente rimettere le navi in mare? Beh, erano 5 mesi che sognavamo questo momento, 5 mesi da quando c'è stato il lockdown a livello mondiale dell'industria croceristica che volevamo ripartire. Abbiamo impiegato questi 5 mesi a preparare un protocollo che non solo rispettasse tutto quello che sono le norme stabilite a livello nazionale e internazionale, ma che facesse qualcosa in più. Dopo l'approvazione dei governi, in particolare del governo italiano, di tutte le autorità che hanno collaborato per la stesura di questo protocollo, di fatto il 7 agosto il governo italiano col Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla ripartenza dell'industria croceristica, abbiamo detto non c'è altro tempo da perdere, è il momento di ripartire, prendendoci un grosso rischio in termini di tempo, perché solo in una settimana riempire una nave sembrava un'impresa impossibile. L'abbiamo fatto grazie all'aiuto di partner come te, l'abbiamo fatto grazie al supporto dei clienti di MSC, e di fatto il 16 agosto MSC Grandiosa è stata la prima nave al mondo nell'industria croceristica a ripartire a stoccare navi. Perfetto, senti, alla fine questo lo possiamo anche interpretare come un segnale forte per tutto il comparto turistico, no? L'ho detto, lo penso e ne sono convinto che questa è certamente la ripartenza di MSC Crociera, ma è la ripartenza dell'industria croceristica e credo in maniera più allargata di tutta l'industria turistica. Perché se riusciamo in sicurezza, nel massimo della sicurezza che oggi tecnologia e informazioni scientifiche ci rendono disponibili, a far star bene, a far divertire migliaia di persone, come questo ecosistema, la nave è un ecosistema dove vivono tra equipaggio, ospiti, sono più di 3.500 persone a bordo. Se tutto questo può avvenire in sicurezza, beh, io credo che il messaggio sia che una parte del turismo, se adeguatamente attrezzata e preventivamente organizzata, può riprendere la sua strada. Perfetto, l'ultima pillola, le agenzie di viaggio, tu sei sempre stato un promotore delle agenzie, rimarranno sempre e comunque per MSC un'intermediazione importante? La mia idea e l'idea dell'azienda che rappresento è assolutamente sì, le agenzie che hanno la capacità di leggere il cambiamento dei consumatori, di leggere la tecnologia e i modelli comunicativi, ma coloro che saranno in grado di farlo incontreranno sempre la domanda da parte dei consumatori. Quindi le agenzie sono quelle che ci hanno supportato nei passati 20 anni nella nostra crescita, sono a mio parere coloro che ci supporteranno anche nei prossimi 20 anni di futura crescita con le navi in arrivo. Leonardo, io ti ringrazio per questa piccola pillola che ci hai dato e buon lavoro, perché sicuramente ne avrai tanto in questo momento, quindi ci vedremo nelle prossime occasioni. Ringrazio te di essere a bordo con noi. Era un dovere, perché comunque lasciare l'agenzia per stare qui è un'occasione che forse qualche mio collega non ha percepito. Allora, io penso che è importante perché non esiste la testimonianza tua nei confronti dei tuoi ascoltatori è la più qualificata possibile. Il fatto che tu sia qua con la tua famiglia e dimostri quanto questo posto sia sicuro è il miglior spot che tu ci possa fare. È la cosa migliore che si poteva fare. Ti ringrazio ancora, Leonardo. Grazie mille. Grazie, alla prossima.